Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 1° febbraio. E allora c'è la cerimonia del cambio del calendario. Si passa dal mese di gennaio, eccolo qua, al mese di febbraio con una bella foto mia e di mia figlia. Il mese di febbraio. Arriviamo al momento, intanto cerco di mettere il calendario al posto. E lo sto guardando, mese di febbraio, Milan ha 6 partite. 3 febbraio, sabato, alle ore 18 si parte subito con un Frosinone Milan arbitro Pairetto. Si gioca la domenica l'11, il 18 e il 25. Napoli a Monza in casa con l'Atalanta. Ma si debutta anche in Europa League il 15 e il 22, in casa contro il Rennes. E poi in Bretagna il 22. Questo è quello che offre un mese di febbraio che con il mese di col mese di marzo sono i mesi decisivi, perché si capisce il Milan se possa ambire vincendo contro il Rennes e poi a marzo ci sarà l'altro turno, il sorteggio il 24, credo il 23 o il 24, il sorteggio per capire con chi giocherà il Milan se dovesse battere il Rennes il prossimo turno di Europa League. E dicevo, il mese di febbraio e il mese di marzo sono quelli decisivi, decisivi. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. E sono contento che sia piaciuto l'accadde oggi di ieri, 31 gennaio. Ogni mercoledì metto l'accadde oggi, 31 gennaio del 2016, la vittoria per 3-0 nel derby. Qualcuno mi ha scritto che è la più rotonda degli ultimi anni, da allora forse non abbiamo più vinto con questo scarto di 3 gol, il derby con l'Inter. E attenzione, vedo, sento piuttosto così, ironia, sarcasmo, insoddisfazione, delusione, pessimismo, perché il Milan è stato totalmente fermo per quello che riguarda il mercato. Ovviamente come eccezione mettiamo l'acquisto il ritorno, per meglio dire, di Gabbia e l'acquisto di Terracciano. Però in questo video non mi voglio preoccupare dei commenti di coloro che sono insoddisfatti, pessimisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il problema è come è rimasto Stefano Pioli. Perché noi possiamo anche essere insoddisfatti o quello che volete per quello che riguarda il mercato, ma è stato Stefano Pioli a dire arriva un difensore. Quindi il primo a essere forse insoddisfatto non sono i tifosi, il primo a essere insoddisfatto è Stefano Pioli. Stefano Pioli che addirittura aveva detto ma anche un centrocampista. Io aggiungo, esagerando, che secondo me prendere un attaccante come alternativa a Giroud, oltre Jovic, sempre in prestito, sempre sostenibili, sempre quello che volete voi, non sarebbe stato male. Anche perché sono messaggi che si danno alla squadra, secondo me. E il messaggio della società: facciamo di tutto per vincere l'Europa League, facciamo di tutto per avvicinare quelle davanti. Adesso, ovviamente, con un po' più di difficoltà dopo il pareggio col Bologna. Ma era un messaggio importante, facciamo di tutto per avvicinare quelle davanti a noi. La società è vicina, ma soprattutto era un messaggio a Pioli. E adesso Pioli come sarà rimasto? Forse Pioli, anche per quello, per dare un messaggio lui al club, non ha più inserito Simic, ma adesso siamo al re d'Erazione. I due ragionamenti che sento, beh, prenderne uno per prendere, no, si è fatto male Tomori il giorno 22 dicembre, prenderne uno per prendere, cioè ci cercava, chiaro, mi si dice, ma in prestito col diritto di riscatto non viene nessuno.
Però, voglio dire, se anche si comprasse oppure ci fosse la possibilità di un obbligo di riscatto per un giocatore anche futuribile, magari si poteva tentare oppure pagare un giocatore, perché se mettevamo i soldi, per esempio, io non lo conosco molto, ma per Brassier non era un problema accetta o non accetta, gli davi 8-9 milioni. Anche investire 8-9 milioni per un giocatore, ripeto, futuribile, non è solo utile per tamponare l'emergenza, ma è anche utile per la prossima stagione, come idea. Provare 6 mesi in Nianzù non sarà stato un fenomeno, ma intanto a livello numerico ci serve, e continuo a dirlo che è un rischio, ma non lo dico io. Il bello di questa situazione è che non lo dico io, l'ha detto Pioli. Non sono io che penso che magari sia un po' rischio solamente andare avanti con Gabbia e con Kjær. Lo pensa Pioli. Adesso dicevo, siamo arrivati a re d'azione per Simic, perché se non gioca col Frosinone Simic e gioca Kjær e Gabbia, presumibilmente gioca un loro. Ma mettiamo Simic contro il Napoli? Mi direte no, gioca Kjær e Gabbia, ma siete matti a mettere Simic contro il Napoli? E Napoli è una delle grandi rivali per arrivare in alto in Champions League, anche se indietro, però è una squadra dalle grandi individualità, ben allenata. E mi dite no, 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 no. Ma dato che Simic non può giocare, che non può giocare contro il Rennes perché non è nelle liste, non può entrare nella lista. E allora cosa succede? Che Kjær gioca contro il Napoli, gioca con Frosinone contro il Napoli, contro il Rennes, 3 partite in 7-8 giorni, e si dice che faccia un po' fatica ancora a giocare partite così ravvicinate. E se Simic non gioca col Napoli, e mi sembra difficile, siamo arrivati a vedere chi era, a meno che contro il Ren, si metta per far riposare chi era e non può giocare Simic, Theo Hernandez centrale, con Florenzi laterale. Ma sono tutte cose che probabilmente non vanno bene a Pioli. Forse Pioli, non mettendo dentro Simic nelle ultime partite, ha dato lui, come dicevo, un messaggio al club: compratemi qualcuno anche sul piano numerico, ho bisogno. Ha detto addirittura che aveva bisogno anche, l'ha detto lui, non lo dico io, lui l'ha detto, di un centrocampista magari con una certa caratteristica magari fisica. Ripeto, mi si dice tanto adesso arrivano gli altri lungodegenti. Questo tanto adesso arrivano gli altri, insomma, non mi trova tanto d'accordo. Perché gli altri, innanzitutto Tomori, lo vediamo a metà marzo, ma quando poi li vediamo, Kalulu credo addirittura a fine marzo, quando diciamo lo vediamo vuol dire che è un giocatore abile, non per andare in panchina, non per giocare un quarto d'ora, no, quando noi pensiamo che un giocatore sia recuperato, vuol dire non che sia recuperato solo sul piano medico. E il medico dice: per me è a posto, ve lo do. No, vuol dire che gioca dal primo al 90° minuto, che è ritornato un titolare. Ma secondo voi, ciao, è titolare il 25 contro l'Atalanta, così sicuramente o i primi di marzo? Io devo vedere, perché il giocatore magari rientra in gruppo, perlomeno incomincia a correre fra una quindicina di giorni, e abbiamo già visto che i giocatori ci vuole il gruppo, poi dopo fa una settimana in gruppo, poi magari lo portano in panchina, poi in panchina magari non entro, entra 10 minuti, e poi nell'altra partita gioca magari mezz'ora, abbiamo visto Bennacer, e poi alla terza o quarta partita e può giocare tutta la partita. Però i giorni sono questi. Ecco perché Pioli, visto l'infortunio del 22 dicembre, a domanda precisa, difficilmente un allenatore risponde: ho bisogno e arriverà.
di solito dicono: ma parlate con i dirigenti del mercato, non chiedete a me sul mercato. E invece Pioni, bello sereno, convinto, sì, arriva il difensore, sì, arriva il centrocampista. Quindi il primo forse a essere così scettico su queste non operazioni di mercato è proprio Stefano Pioli. Un'operazione di mercato che ha visto Chaka Traoré andare al Palermo con diritto di riscatto a 10 milioni e il 15 rivendita, nel caso appunto fosse rivenduto 15% al Milan. È una scelta questa del Palermo, secondo me, intelligente per quello che riguarda la carriera di Chaka Traoré, perché Chaka Traoré va in una squadra del City Group, cioè che appartiene al Manchester City, e quindi potrebbe sfruttare, se mostrasse le sue qualità, potrebbe avere una chance a giocare magari in altre squadre, non dico subito il City, ma ancora nell'ambito City. Quindi questa può essere una scelta intelligente da parte del suo manager e del suo management. Poi si parla di due giocatori del 2006 che possano interessare al Milan, del Verona Cissé e Ag Bonifo, mi sembra, sì, nome, sì. È un nome un po' difficile, però parliamo del 2006, parliamo di talenti, parliamo di squadra primavera, non certamente della prima squadra. Quindi ecco lo scetticismo che non è nostro, o è anche magari nostro, la nostra paura di un rischio, ma è proprio di Stefano Pioli. Questo ovviamente comporta, come ho detto, le solite ironie, il solito sarcasmo sulla proprietà, sulle spese. Adesso vediamo, l'importante è che la squadra giochi e faccia dimenticare un mercato di gennaio che speravamo potesse così mandare dei messaggi proprio ai giocatori da parte dei dirigenti e fosse un mercato che potesse, diciamo così, prevenire eventuali problemi. Prevenire eventuali. Se poi rientrano tutti e Nianzù gioca poco, 6 mesi di prestito, chi se ne importa, care amiche e cari amici. Adesso, oggi l'allenamento decisivo che dovrebbe dirci, e poi chiudiamo questo video, che il Milan giocherà probabilmente con Musa al posto di Adli, insieme a Reinders e Loftus-Cheek, i tre davanti lo sapete già. Vediamo se ci sarà un turno di riposo o no per Calabria. Teo in campo, lui gioca sempre, poi si lamentano perché magari non è in forma, gioca sempre, ha sempre e sempre giocherà, in porta Maignan. Vediamo se ci sarà contro il Frosinone il tentativo di mettere Simic e magari lasciare riposare un attimo Kjær, ma soprattutto un Simic per rodarlo, per capire il suo valore, si può fare visto che siamo belli terzi. Perché allora lo puoi mettere anche eventualmente col Napoli, visto che c'è una grande stima, e tenere Kjær, per esempio, fresco contro il Rennes. Questa potrebbe essere un'opportunità, secondo me, Calabria o Florenzi, Kjær, Gabbia e Theo Hernandez. Pioli non cambia. Ho questi, faccio giocare questi. Ripeto, se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella. Ah! Scaricate il link in descrizione.